Palestre a cielo aperto è la proposta lanciata dall'amministrazione comunale di Montesilvano per consentire lo svolgimento in sicurezza di quelle attività motorie e di fitness praticate nelle palestre, bruscamente interrotte dall'emergenza coronavirus. Amministrazione e gestori delle palestre cittadine si sono già incontrati e l'idea è piaciuta molto. Verranno utilizzate le aree verdi comunali attualmente chiuse. Con gli operatori del settore verrà concordato un regolamento per l'utilizzo degli spazi, le tariffe per i fruitori e la gestione degli ingressi. Ieri c'è stato un incontro in videoconferenza e tutti i titolari sono rimasti contenti, insomma, di questa iniziativa e si sono dichiarati disponibili. Certo è che le modalità non sono semplici, nella misura in cui per la specificità delle attività che portano avanti necessitano di attrezzature, necessitano di spazi importanti e quindi sono al vaglio alcune soluzioni che ragioneremo e stiamo ragionando e riporteremo nei prossimi giorni alle attività al fine di rendere il tutto attuabile e soprattutto il tutto il più sicuro possibile. Come avete immaginato di gestire questi spazi? Saranno direttamente le palestre a portare i loro attrezzi? L'idea che abbiamo in qualche modo portato al tavolo è proprio quella di far adottare, tra virgolette, un parco, una zona ad ogni palestra e sarà a cura dei titolari di queste palestre e fornire appunto le attrezzature ai loro iscritti e al tempo stesso regolamentare gli afflussi delle zone quando recintate, ma anche a stare attenti quando queste invece aperte, che non si creano assembramenti. Tutto questo in maniera assolutamente gratuita da parte loro? Assolutamente sì, come dicevo dobbiamo sostenere l'economia in questo momento e abbiamo pensato di fornire gratuitamente questo tipo di servizio. Tempistica? Se non la prossima settimana, dall'inizio dell'altra dovremmo partire con questa bella iniziativa. Come dire, un servizio per i cittadini e una mano tesa per i gestori, pronti a partire in perfetta sintonia. Ieri per la prima volta siamo riusciti a essere tutti in rete, le palestre di Montesilvano, quando non è mai successo, non siamo mai potuti confrontare, per la prima volta ci siamo confrontati tutti quanti insieme, spero che sia, sono sicuro, che sarà il punto d'inizio per una collaborazione tra di noi e chissà forma anche un comitato di palestre.